12 segnali che ti dicono che il tuo computer è stato hackerato. Gli attacchi informatici sono diventati di recente un problema molto comune. Così che tutti sono preoccupati per come proteggere i propri dati. Per impedire che le tue password o altri dati importanti vengano rubati, devi fare attenzione a ogni cambiamento sul tuo computer. La tua stampante non funziona bene e non sai come mai? La tua webcam si comporta in modo insolito? Stiamo per dirti quali sono 12 importanti segnali che il tuo computer è stato hackerato e i tuoi dati e le tue foto sono state rubate. 12. L'antivirus è staccato. I programmi antivirus sono piuttosto difficili da disabilitare, anche volendo. Hanno dei protocolli di sicurezza speciali che richiedono di confermare per 2 o anche 3 volte se si è sicuri di volere che il programma si interrompa. È dunque quasi impossibile spegnere il programma per sbaglio. La prima cosa che un bravo hacker fa è disabilitare l'antivirus così da non rilevare l'intrusione. Ma tu sei più furbo di lui, giusto? E quindi, appena noti che il tuo antivirus è spento, riattivalo subito e contatta uno specialista. 11. Ricevi dei falsi allarmi antivirus. Se noti allarmi antivirus che appaiono insoliti o inusuali, è un chiaro segnale di hackeraggio. Un altro cattivo segno è trovarti un nuovo antivirus che non hai installato. Comunque, prima di preoccuparti, controlla se il tuo vecchio programma antivirus è stato aggiornato. Può darsi sia solo una versione diversa. 10. Le tue password non funzionano. Se non riesci ad accedere a qualcuno dei tuoi account e sei sicuro di non aver cambiato le password ed essertene poi dimenticato, molto probabilmente il tuo computer è stato hackerato. Per fortuna, la maggior parte dei servizi hanno un'autenticazione in 2 tempi, così puoi ripristinare le tue password tramite un codice inviato al tuo numero di telefono. 1 volta fatto questo, cambia le password anche per gli account che al momento non sembrano hackerati. Informa tutti i tuoi amici di non aprire messaggi o link inviati dai tuoi account. 9. Il tuo numero di amici è aumentato. Se vedi che ci sono persone che non conosci nei tuoi social, e sono molte, è un chiaro segnale che il tuo computer, o almeno il tuo account, è stato hackerato. Controlla le chat con i tuoi amici per eventuali messaggi spam. 8. Nuove icone appaiono sul tuo desktop. Se lanciando il tuo browser noti nuove icone sul tuo desktop, questo potrebbe indicare che qualche codice pericoloso è infiltrato nel tuo computer. Non avviare applicazioni sconosciute se non vuoi facilitare il lavoro all'hacker. Prova a eliminarle dal tuo computer, se possibile. 7. Il cursore si muove da solo. Se noti che il tuo cursore si muove senza il tuo controllo e sta evidenziando qualcosa, significa che il tuo computer è stato sicuramente hackerato. Qualcuno sta probabilmente facendo qualcosa in questo preciso momento. Quello che dovresti fare è disconnetterti da internet il prima possibile. Naturalmente, dopo aver finito di guardare questo video e metterci un like. Basterà disconnettere il cavo Ethernet o spegnere il router fino all'arrivo di uno specialista che risolva il problema. Sei, la tua stampante non funziona correttamente. Ti sorprenderà sapere che gli attacchi informatici non influenzano solo il tuo computer, ma anche le periferiche. Per esempio, se la tua stampante si rifiuta di stampare qualcosa, potrebbe essere un segnale preoccupante. Oppure hai solo esaurito la carta. Lo stesso vale per tutti gli altri dispositivi connessi al tuo computer.
5. Vieni ridiretto a siti diversi. Devi stare in guardia se il tuo browser continua a deviarti su siti internet diversi. Certo, potrebbe essere un tuo errore. Ricordi di aver visitato siti internet dall'apparenza sospetta? Se non lo hai fatto, il tuo sistema potrebbe essere stato hackerato. È tempo di chiamare uno specialista, visto che quando fai una ricerca ti si apre una pagina sconosciuta al posto della pagina Google. Stessa cosa per situazioni in cui ti si aprono troppe finestre pop-up. 4. I tuoi file sono stati cancellati da qualcun altro. Questo è al 100% segno di hacking. Se vedi che le tue cartelle sono vuote, niente panico. Ci sono strumenti pensati per ripristinare i file cancellati? Non è questo il problema grave. La sicurezza del tuo sistema, invece, lo è. 3. I tuoi dati sono su internet, anche se non sei stato tu a metterceli. Probabilmente hai sentito storie di personaggi famosi le cui foto private sono state rubate e condivise col mondo intero. È una situazione terribile in cui trovarsi. E può succedere a chiunque. È solo che se sei famoso, la storia finisce sui giornali. Gli hacker possono iniziare a ricattarti, minacciando di condividere le tue informazioni con gli amici. Prima di tutto, occupati delle tue carte di credito. Chiama la tua banca e blocca le carte che hai usato per pagare qualcosa online. Solo quando i tuoi soldi sono al sicuro, chiama uno specialista che si occupi della falla nella sicurezza. I dati rubati non potranno essere recuperati, dunque se sono finiti online, rimarranno online. Cerca di non conservare sul tuo computer i file che non vuoi vengano rubati. 2. La webcam si comporta in modo inusuale. Controlla l'indicatore della tua webcam. Se è acceso o lampeggia, assicurati che non siano state lanciate applicazioni che richiedono l'uso della webcam, come Skype, FaceTime o altri. Se non vedi ragione per cui la webcam sia accesa, riavvia il sistema e ricontrolla. Se l'indicatore è ancora acceso, hai un problema. Disconnettiti da internet e chiama uno specialista. 1. Il tuo computer funziona molto lentamente. Se anche la più semplice operazione impiega molto tempo per essere usata, e se noti una significativa diminuzione nella velocità della tua connessione internet, potrebbe voler dire che qualcuno ha hackerato il tuo computer. Prima di tutto, prova a riavviare il computer e controlla le prestazioni. Forse serve soltanto un aggiornamento hardware. Se non ci sono cambiamenti, avvia il Task Manager e cerca se ci sono attività che stanno mangiandosi la RAM. Chiudi più attività che puoi e guarda come funziona il computer. Se continui a rilevare problemi, beh, sai già che cosa devi disconnettere e chi devi chiamare. 3. Allora, ricapitoliamo e ripetiamo cosa dovresti fare. Avvisa i tuoi amici e altre persone a cui hai mandato email che il tuo computer è stato hackerato. Di loro di non aprire i tuoi messaggi e non cliccare su nessun link che hai inviato loro. Informa la tua banca di un possibile furto dei tuoi dati. Scopri come proteggere i tuoi soldi. Cancella tutti i programmi sconosciuti e anche quelli che non riesci ad avviare. Installa un antivirus affidabile e fai scan del sistema. Ci sono compagnie che forniscono versioni di prova. Cambia le password di tutti i tuoi account. Se ancora ritieni che il problema non sia risolto, chiedi a uno specialista. Clicca mi piace se pensi che la sicurezza informatica sia molto importante al giorno d'oggi. Condividi con i tuoi amici che hanno dispositivi connessi a internet e condividi con tutti loro. Clicca iscriviti e unisciti a Il Lato Positivo.